Deve venire perfetta, mi hanno detto. Precisa, pre... Vuoi darmi una mano? No, è venuta qua anche la brecchina. Via uno, via due. Vabbè, dai. Ok, ce n'è da tagliare, eh. Bentornati a tutti. Adesso però voglio sapere cosa ne faccio di tutta questa roba qui. Ok, altro che Stoccarda, bentornati amici e amiche. Qui Stoccarda, niente, tre temporalacci di fila, dal tardo pomeriggio, serali, fino a notte fonda. Adesso una bella giornata, però ci tocca. Occorre qua sistemare un po' i kiwi, perché c'erano rami lunghissimi, ha piovuto tanto, l'erba è cresciuta. Kiwi ci sono su tanti, dopo vi faccio vedere. Niente, Stoccarda, e oggi dalla mattina presto, che mentre giù in Puglia c'è il G7, noi qua abbiamo le erbette. Ok, guardate qua, quanta da qua non si vede mica tanto, è qua. Ok ragazzi, ce n'è. Abbiamo tagliato giù, tocca andare di dietro adesso, la palma lì che cresce di anno in anno, era invasa, veramente tanta, e procediamo, batteria 18 volt, così non inquino, non faccio... Non spendo niente, carico col sole e oggi ce n'è. Batteria è leggera, più leggera che quella col motore a scoppio, col serbatoio, col motore. Beh, kiwi ce n'è di quest'anno, Guardate qua quanti. È pieno. È quasi caro, qua sono kiwi. Poi ce ne sono anche di kiwi. Qui è pieno zeppo, ragazzi. Kiwi da tutte le parti, Guardate su quanti. Tutta piena la pianta, tutta piena zeppa. Scusate le dita. È piena. Piena zeppa la pianta. Oh, quest'anno ne fa su un 200, lo scorso l'ha fatta appena 70. Infatti non le ho neanche date via nessuno perché... non ce n'erano abbastanza neanche per regalarli l'anno scorso. Quest'anno ne abbiamo dappertutto, ne abbiamo veramente dappertutto quest'anno i kiwi, Bene, qua adesso continuiamo a lavorare, niente Stoccarda, sa che salta del tutto quest'anno, peccato, torna su erba. Qua abbiamo tagliato anche l'erba qualche giorno fa, qui c'è un passaggio perché dopo di là devo tagliare anche un po' dietro qua, andare dietro nel prato, insomma ce n'era ancora qualche oretta oggi. Qui siamo arrivati qui, adesso mi tocca tagliare lì, vedete? E questo è da tagliare qui, questo è tutto da tagliare. Ok, lì quella del vicino, la vicina, e ce n'è un po' da tagliare qua. Abbiamo tagliato anche qua un po' tutta la siepe esterna, insomma ne ho già lavorato un bel po'. Per fortuna quella lì è anche più veloce, quindi faccio anche in fretta, anche se qua le ore passano. Niente, se ce la faccio sto pomeriggio sul tardi, se non c'è tanto vento, anche se non sono troppo stanco, a Palma si va a fare un giro in bici. Tutto gratis, batterie e tutto gratis. Non inquiniamo, non facciamo fumo, non facciamo rumoracci. Anche qui tutto preciso, però questa roba qua chi se la fuma? I guanti sempre, ragazzi, sempre i guanti. Sempre, sul lavoro sempre. Sì, ma adesso questa? Sì, ma dov'è che la... Come faccio questa? Allora, scrivetemi nei commenti magari cosa farne... tutta sta erba. Tenete presente che io non fumo,
mai fumato una sigaretta in vita mia. Allora, che faccio? La mando in India, qualcuno se la fuma tutta? Chiamo la mia vicina di casa, 22enne, minigonna, a fermare il primo camion che passa vuoto, mentre quello si badenta via a contargliela su, senza farmi vedere, il carico su quest'erba qua. Poi va, non so neanche da dove è arrivata l'erba. Niente, scrivetemelo nei commenti. Perché vabbè, dai, dopo tutto il giorno di lavoro, siepe, ma tutto, prato, tutto, giardino, tutto, guarda, sembra una moquette, guarda qualche precisione, sempre tutto con le nostre forbicine qua, Perché ho trovato un tutorial su YouTube, ho messo su parole di ricerca. Vedi che bella, oh. Parole di ricerca, ho messo su come tagliare il giardino perfettamente, come tagliare perfettamente il giardino, l'erba, il prato del tuo giardino. Ho trovato un video dove diceva di utilizzare la forbicina delle unghie e tutta anche quella delle sopracciglia e tutta l'attrezzatura, perché viene perfetta, no? Ok, solo che ho tagliato tutto completo, proprio dappertutto, anche di là, tutte le siepi dentro, fuori, sotto, dappertutto, tutto il giardino, tutto, anche l'orto, perché gli diceva youtuber lì che, siccome il segreto, no, vi svelo il segreto su come tagliare perfettamente l'erba del prato, del vostro prato, del vostro giardino. Qui abbiamo i pomodorini, l'orticello. Un trucco che nessuno vi dirà mai, che vi dico solo io: usare forbicine dell'unghie, perché se funziona con le unghie, vuoi che non funziona col prato, è più facile, no? Ok. Solo che non è che ho fatto tutto questo lavoro da solo, ma sia mai, cioè che sono mica Superman io, Allora mi ha aiutato la bambina. Io mi sono occupato della parte tecnica, lei di quella pratica. Io ho fatto i sopralluoghi per vedere che lavori andavano fatti. Un moquette, guardate, una moquette. Qua ha piovuto 3 giorni e una moquette. E una moquette, non è stato così bello il prato. Allora, io dirigevo i lavori e lei seguiva. All'inizio ci abbiamo provato con queste, però veniva perfetto, Veniva perfettissimo, preciso, quindi quei youtuber ci aveva ragione. Però caspita, in un'ora ne abbiamo fatti 22 centimetri per 13, un rettangolino così, niente, ho detto, qua dobbiamo darci un po' una mossa. Allora cosa ho fatto? Allora l'ho mandata a prendere una caterpillar, una pacchera, trattore, tutte cose, è venuta qua col trattore e via, la ruspa, è tagliato, via, trattore con dietro la cosa per tagliare il prato, abbiamo fatto un po', e è un po' meno preciso, però almeno ci abbiamo impiegato solo un giorno, dai. Ok, solo tutto il giorno. Va bene? Un saluto amici, ma soprattutto amiche.